uno dei testi del Nuovo Testamento, anzi probabilmente il primo che nel Nuovo Testamento fa riferimento a Maria, volutamente a Maria, è quello di San Paolo. Alla lettera ai Galati, il capitolo 4, versetto 4, San Paolo scrive: «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge». Ecco, qui Paolo, in modo molto sintetico, come un po' è il suo stile, fa emergere la maternità di Maria proprio come una funzione indispensabile per la nostra salvezza, no? Il figlio di Dio nato da donna, nato sotto la legge. Per quanto riguarda invece i Vangeli, il riferimento proprio esplicito a Maria ce li danno solo due Vangeli, il Vangelo secondo Matteo e il Vangelo secondo Luca, mentre perché fanno riferimento all'infanzia di Gesù. Mentre l'evangelista Marco e l'evangelista Giovanni hanno comunque altri riferimenti a Maria. Per esempio, l'evangelista Marco cita Maria quando Gesù viene visitato dalla madre e dai fratelli e Gesù dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, no? E quindi lì fa comprendere quanto Maria sia importante per il discepolato, per coloro che si mettono al suo seguito. Sembra come lì per lì che Gesù non dasse molto importanza alla madre e invece la vuole proprio identificare come modello di discepolato. Così anche per esempio Matteo, che nei Vangeli dell'infanzia non fa parlare molto Maria, ma la rende presente comunque nella sua maternità, ed è molto tenero per esempio quando descrive l'adorazione dei magi, no? Come Maria medita, no, le cose nel cuore, ma anche soprattutto dona, no, il figlio all'adorazione dei magi, come se lo donasse a tutta l'umanità. Ma tra i sinottici appunto è Luca l'evangelista che maggiormente ci descrive un po' tutti gli eventi dalla prospettiva di Maria che precedono la nascita di Gesù, ecco, quindi l'annunciazione, la visitazione, il Magnificat, anche la nascita di Gesù, la presentazione di Gesù nel Tempio, sono tutti episodi che Luca ci trasmette e anche negli Atti degli Apostoli comunque troviamo, che è comunque un testo che è stato scritto da Luca, troviamo il riferimento alla madre che è nel cenacolo insieme con gli apostoli. Quindi è una figura importantissima nel Vangelo secondo Luca e nella comunità quindi cristiana che viene originata da questa predicazione. Per Giovanni anche, no? Ha molta importanza la figura di Maria, solo che Giovanni non chiama mai Maria con il suo nome, la chiama sempre la madre di Gesù. Non compare mai il nome Maria in riferimento alla madre, il nome proprio. Ecco, questo è un po' interessante, è un po' singolare, ma ci fa pensare proprio che nel Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo comunque che suppone una conoscenza simbolica e anche importante, Maria sia vista proprio come il modello della maternità, per questo è sempre chiamata la madre di Gesù. E anche nell'Apocalisse, che è appunto un testo di Giovanni, comunque che la tradizione attribuisce a lui, questa donna che è la madre viene a identificare proprio la figura della Chiesa, quindi già in Giovanni c'è questa corrispondenza tra Maria, la madre e la Chiesa.